dei filmati di capi dell'Ndrangheta che si incontrano con degli uomini di nascosto in Lombardia. Lei ne sa qualcosa di questa cosa qua? Perché Lirio Abate ha detto ci sono dei filmati e sto cercando di capire chi è la Ma che procura. si incontrano da Per degli allora, incontri sessuali, cioè, sessuali, no, sessuali. Allora, in verità non mi risulta. infatti. No, ma lui qualcuno gliel'ha detto, perché non credo che Lirio si inventi le cose, francamente. Però non mi ha detto qual è la procura, me l'ha detto in un'intervista, Sì. non privatamente, quindi io lo pubblico. Però non mi ha detto chi ha questi filmati. Lui sostiene, Lirio, che questi killer, si parla di killer, però quindi di buon livello, lui dice che loro contattano questi ragazzi con le chat, quindi in modo individuale e segreto, e poi si incontrano non certo in Calabria, ma o a Firenze e a Milano. E lui dice che un magistrato ha queste cose, però sono totalmente irrilevanti ai fini però ai fini del mio libro invece sono molto Sarebbe interessanti. importantissimo, No, tanto lui me l'ha dichiarato, quindi io lo scrivo, però ho bisogno anche di un magistrato che mi dica. Allora, intanto, procuratore, l'Ndrangheta è la più omofoba di tutte, è vero ancora così o no? Cioè, essendo quella più legata al clan, alla struttura familiare, di conseguenza è ancora quella più intollerante sull'omofobia. E distinguendo anche tra 'ndrangheta calabrese e 'ndrangheta milanese, tra virgolette, lombarda. Per rispondere a questa domanda bisogna innanzitutto ripercorrere le regole dell''ndrangheta. L''ndrangheta è legata a leggi arcaiche, che sono le leggi delle organizzazioni che si sono mosse su questo territorio su base familiare soprattutto. In ogni territorio che sostanzialmente può corrispondere all'estensione di un comune o più comuni, una famiglia di 'ndrangheta dispone dei propri uomini e su di essi ha il controllo, perché al di sopra di tutti c'è una regola e è la regola che va sempre osservata, e la regola ha dei suoi riflessi sulla modo di concepire anche la famiglia e quindi i rapporti che ci sono a base della famiglia. Nel calabrese diverse donne sono sparite perché sospettate di aver avuto rapporti al di fuori del matrimonio, Addirittura, ancora addirittura. sta cosa. Ma Ma ci sono parliamo, cioè, stati di cose recenti? recenti. Non recentissime, ma diciamo negli ultimi anni, quindi Quindi insomma sì, diciamo gli parliamo, ultimi anni, certo, degli quindi ultimi insomma. anni, certo, non parliamo di cose lontane nel tempo, ma anche recentemente ci sono stati degli episodi di donne che hanno perso la vita per comportamenti che hanno violato la regola della famiglia di 'Ndrangheta. Chi per esempio ha collaborato con la giustizia è stata ritenuta una persona che si è perciò stesso allontanata dalla regola, nonostante avesse casomai avuto conseguire il risultato di riformarsi una famiglia fuori della criminalità. Quindi Con lei questo dice cosa le voglio dire, in sostanza? Voglio dire che qui esiste una regola che è quella arcaica. La famiglia è sopra di tutto, ma non è solo la famiglia come rapporti tra persone legate da vincolo di sangue che portano lo stesso nome, è molto di più. È la famiglia che condivide i canoni dell''ndrangheta, condivide le regole dell''ndrangheta e in essa c'è un modo di sentire arcaico, tutto ciò che è apertura, che è libertà, che, come dire, sentimento, va al di fuori delle regole
della famiglia di 'Ndrangheta, che invece ha delle regole molto ferre, molto rigide, molto dure, perché esse devono essere anche l'intimidazione di tutti coloro che ne fanno parte e il modo per condizionarne poi la libertà, legandole fortemente al nucleo fondamentale familiare, che è quello sulla cui base poi la 'Ndrangheta si sviluppa e si arricchisce. Si arricchisce e soprattutto resiste, perché certo. Essendo lì. Senta, dunque, questo ritratto è chiaro. La prima domanda è però secondo me qualche sfumatura c'è tra 'Ndrangheta in Calabria e 'Ndrangheta di Milano. Mi spiego. Io una sera sono andato a Trezzano sul Naviglio, due passi da Buccinasco, insomma, ci siamo capiti. E ho incontrato dei ragazzi calabresi che erano a bordo di SUV potenti e che parlavano tra di loro in calabrese, però esteriormente milanesi, nel senso vestiti bene, molto, sono la terza, la quarta generazione in quello che poi. Io ho fatto una, siccome io poi sono curioso per natura, il mio mestiere è essere curioso, scusa, ma che lavoro fate? Camionisti, cioè camionista, o è un'azienda o non puoi avere il SUV, quindi ho mangiato benissimo la foglia. Cioè, questo per dirle che questa quarta, quinta generazione di bocconiani, capiamo, per capirci, vale anche lì la regola che ha detto lei, o poi si ambientano sul contesto in cui vivono, territoriale? Ma la forza della 'Ndrangheta, la forza della mafia, la forza di un clan camorristico forte come quello dei casalesi, è quella di adeguarsi al territorio, all'ambiente, riuscire a mimetizzarsi in esso e quindi finire per condividere, oh, diciamo, i valori che la ispirano, diciamo, certo non valori in senso elevato, no? E quindi è chiaro che lei, un calabrese che è impiantato e trapiantato oramai nel milanese, non lo riuscirà più a distinguere dal calabrese, no? Che era in origine quando è emigrato, no? in Lombardia. C'è sicuramente differenza. Il calabrese che vive in un paesino della Calabria e quello invece che oramai si è trasferito nel milanese e esercita un'impresa, c'è un'apparenza, un'immagine diversificata, chiara, no? Che dipende proprio dall'esigenza di adeguarsi all'ambiente in cui ci si inserisce. Io credo che la forza maggiore delle organizzazioni criminali di matrice mafiosa sia stata proprio quella di stringere relazioni con le parti della società più significative. Per fare questo è evidente che hanno avuto bisogno di acquisire cultura e inserirsi in ogni ambiente. Questo ha comportato l'esigenza di assumere la stessa immagine di coloro che sono immersi nel territorio. Però lei dice, questo non arriva alla morale sempre tra virgolette, per capirci, sessuale, nel senso che è totalmente inconcepibile un killer gay nell'ambito della 'Ndrangheta, o che cosa innesca un figlio, per esempio, cioè che cosa può innescare un dramma o no? Ma non so, guardi, proprio questo le volevo dire, che certamente sotto il profilo dei comportamenti la 'Ndrangheta milanese non è identica alla 'Ndrangheta di Reggio Calabria o della provincia di Reggio. Anche loro sono condizionati o si lasciano condizionare dal territorio. La vita che fa un calabrese, che deve intessere relazioni con la società migliore del milanese, lo porterà probabilmente a tenere dei comportamenti che qui sarebbero ritenuti inconcepibili. Là invece finiscono per costituire il tramite per inserirsi ancor meglio in determinate parti di una società che si muovono in un certo modo. Quindi? E quindi è evidente che sarà diverso il modo di porsi di fronte a determinate questioni. Se qui potrebbe esserci
un assoluto divieto o addirittura una forma quasi di debolezza per chi si vuole muovere con sentimenti diversi e verso lo stesso sesso, là invece potrebbe esserci un comportamento che finisce per costituire comunque una forma di ordinaria, come dire, ordinario adeguamento al comportamento di altri. Potrebbe essere, voglio dirle. Avete evidenze di storia? Non ci sono evidenze sotto questo profilo, quindi le sto soltanto portando avanti uno sviluppo argomentativo, no? Per cui in considerazione di quella che è l'infiltrazione nel territorio, l'esigenza di stringere rapporti, le porto avanti il discorso. E mentre nella camorra, diciamo, ci sono evidenze come questo pseudo boss, in Cosa Nostra ci sono episodi che io racconterò. C'è anche il figlio di un importantissimo capo, che poi magari le dico chi è, di cui si parla, che è stato mandato in Germania, eccetera, eccetera. Nell'Andrangheta lei al momento non ha. Non ho evidenze di questo tipo. Però è anche un fatto statistico, procuratore, no? Volendone ragionare, però dovrebbe essere così. Una maggiore apertura al nord, una chiusura totale al sud da parte dell'Andrangheta verso determinate forme che sono poi, come dire, le forme di progresso anche culturale, no? Certo, quindi delle aperture che in determinati luoghi sono ammesse, in altre non ancora. No? Quindi lei dice, a livello argomentativo, senza evidenze, e questo lo ribadiamo assolutamente in modo chiaro, lei dice nel milanese o nel torinese o nel ligure, insomma negli insediamenti, una contaminazione c'è, e non è detto che confligga poi con la morale di cui parlava prima. Quindi lei dice può esserci che uno viva questa dimensione, però non fosse, e qui è la domanda, non al punto da dichiararla in quei contesti, cioè la può vivere, ma o la può anche dichiarare a Milano, dico. Ora devo dire, su una domanda così specifica dovrei avere delle evidenze per rispondere, poiché non ne ho, non sono in grado di rispondere su questo. Senta, lei sta indagando sull'Andrangheta, che è la multinazionale vera, e sulla camorra, che non è da sottovalutare, tanto che Obama citò la camorra, no? Nel suo discorso famoso, che mi colpì tantissimo, e, come uno dei mali da combattere. E tutti mi dicono che la più omofoba è l'Andrangheta di gran lunga, un po' per i motivi che ha detto lei, l'arcaismo eccetera. La camorra passa per essere, su questo anche Cantone è d'accordo, quella più gay friendly, per usare un termine così, è vero? E anche per la camorra bisogna fare delle distinzioni, perché c'è una camorra che è strutturata sul modello mafioso, una camorra invece che è, come dire, realizzata attraverso gruppi territoriali circoscritti che hanno un forte cambiamento anche sul territorio. Direi il primo tipo di camorra, mi riferisco per esempio al clan dei Casalesi, a gruppi dell'agro vesuviano sarnese, cioè a gruppi che hanno una tradizione talmente radicata sul territorio e una forza determinata dall'osservanza delle regole, da poi riflettere questa formazione anche nel modo di comportarsi. Questo primo gruppo è molto più assimilabile quindi all'Andrangheta, anche per quanto riguarda le regole, per quanto eccezioni ce ne sono. Nel secondo modello invece è, come dice Raffaele Cantone, un modello molto più aperto, molto più libero anche nei comportamenti.
e chiaramente influenzato anche da una terra come, come Napoli e la Campania, dove la tradizione dei femminielli, la tradizione della convivenza col, col diverso è quasi, cioè, certo, aveva un suo ruolo sociale, educativo, quindi è già nel DNA del campano la tolleranza, o sbaglio in questo senso qui, e ho dimostrato, no? Ancora torniamo allora alla tradizione, alla storia, e quindi... Però procuratore, chiedo scusa se viene, di Saviano, Saviano ha detto, per esempio, una che lei ben conosce, ha detto una delle accuse di cui mi fanno di più scusi la crudezza per capirci, di cui mi fanno di più che sono frocio, no? tra le tante cose, i casalesi, Saviano, che è uno, in uno dei suoi articoli, dei suoi numerosi articoli, lui ha detto una delle accuse che mi fanno anche è che sono ricchione, eccetera. Cioè rimane... No, ma diciamo che questo è perché la cultura camorristica, o la non cultura, diciamo, sì, è portata a ritenere inferiore chi ha rapporti con lo stesso sesso, no? Mentre resta una tradizione maschilista, no? L'uomo è l'uomo che ha rapporti con più donne addirittura, non con una. E certo, ma tutto questo in una cultura deprecabile, che non è cultura, certo, è proprio l'inverso della cultura. Certo, a Napoli se si vuole offendere una persona la si apostrofa con epiteti come quelli che lei ha usato poc'anzi, e ancora ci sono fette di, no, della società che ritengono coloro che sono attratti dallo stesso sesso persone che non sono uguali agli altri, ma questo fa parte della cultura, fortunatamente i passaggi in avanti ci sono, quindi diciamo che nei confronti di Saviano si scaglia una cultura, non che Saviano sia, anzi, è persona, l'ha detto lui, a questo, perché poi mi leggo gli articoli ovviamente in quest'ottica, me li sono conservati, quindi l'ha raccontato lui. Le aggiungo una cosa, il famoso documento pubblicato dal Fatto Quotidiano, che forse è stato quello che mi ha spinto a scrivere questo libro, la lettera anonima dei mafiosi siciliani era non vogliamo essere, apertura del Fatto, l'ha mise in prima pagina Padellaro, non vogliamo essere governati da froci e da comunisti. Allora ho detto cavolo, cioè ancora questo spauracchio ancora resiste per questa cosa qui, un buon motivo per raccontargli attraverso questa ottica, non so se mi sono spiegato. Certo. Se loro vivono questa dimensione in modo tale da paventare, si riferivano ovviamente a Vendola e a Crocetta tra le righe, no? E quindi a questo potere uomo che avanza, che sono pure Vendola e Crocetta, uomo e pure comunisti, ai loro occhi, ho detto cavoli, ma questi hanno ancora questa fobia, hanno una tale fobia che allora vale la pena di andarla a analizzare. Per cui Saviano, questa cosa qui, questo famoso lettera anonima documento, vogliamo essere governati da rusi e da comunisti, cioè c'è il terrore di questa dimensione. Teresa Principato, la dottoressa Principato, mi ha detto in fondo il mafioso vive male la dimensione, la sua, in qualsiasi forma, la dimensione tra virgolette femminile, è d'accordo? Ma io direi che innanzitutto sia il mafioso sia il camorrista, sì, il dranghetista sono personaggi che guardano sempre alla società maschilista, mm-hmm, e quindi all'uomo, è l'uomo che domina, è l'uomo che comanda, diciamo già i momenti anche giudiziari nei quali si è accertato come la donna, soprattutto moglie del capo, nel momento in cui il capo viene arrestato, quasi prende in mano le redini del clan o del gruppo mafioso, ha costituito per tutti, come dire,
già un, come dire, un'evoluzione rispetto, certo, al passato. Era inimmaginabile prima che una donna potesse assumere livelli gerarchici elevati nell'ambito delle organizzazioni criminali. Eppure, quindi, con il tempo si è arrivato a questo. Quindi è vero che alla base dei gruppi criminali esiste una tradizione maschilista, ma è anche vero che di volta in volta le modificazioni che ci sono nella società finiscono per influire anche i modelli comportamentali di coloro che aderiscono alle organizzazioni criminali. E quindi, mentre una volta la donna doveva restare solo in casa, oggi la donna, nelle organizzazioni criminali, può essere anche un elemento significativo nell'organizzazione stessa. E questo naturalmente avviene più nella camorra, un po' meno nella mafia e ancor meno nell'andrangheta, proprio perché l'evoluzione è diversa e certo, diverse sono le società. Senta, la Lia Sava, PM Caltanissetta, e mi ha detto, mi ha raccontato, perché poi scavando le cose si trovano, mi ha raccontato, ovviamente la prego di tenere riservata questa cosa perché poi me la gioco nel libro, no, ovviamente, di lettere che i mafiosi di Cosa Nostra si scambiano dal carcere, cioè un picciotto, diciamo, di rango inferiore al suo capo, lettere correlate da cuoricini e simboli, diciamo, affettuosi. Non che questo significa che i due avessero una relazione, questo non l'ha detto la dottoressa Sava. Lei però ha detto che, secondo lei, in molti di questi ambienti maschili chiusi, questa è la tesi della dottoressa Sava, c'è anche una latenza di omosessualità non espressa e non vissuta. Come in tutti gli ambienti chiusi, l'esercito di una volta, il carcere, no? Dove ci sono gli ambienti chiusi, maschili, poi si creano queste cose qui. È ovvio che una donna è più facilitata a registrare queste cose di un uomo, no? Anche lei ha mai riflettuto in questa cosa, su questa cosa qui? Cioè, se il rapporto maschile, come l'ha definito lei, è solo gerarchico e familiare, o può scatenarsi anche una componente affettiva, non sessuale, affettiva, chiaramente, ha mai così, è mai stato colpito dal rapporto tra mafiosi e tra camorristi? Non ho mai raccolto evidenze che mi facessero riflettere su questo. Tipo lettere con i cuoricini, non ci sono. No, non ci sono mai state cose di questo tipo, in realtà. No. Quindi il rapporto è strettamente familiare, gerarchico, cioè non lascia spazio all'affettività. Per esempio, Lari mi diceva, lì non puoi dire a un altro, ah, come sei bello, hai un bel vestito, sei dimagrito. Cioè, sono cose che non ci si dice tra maschi. Ma diciamo che il più delle volte i discorsi sono ben altri, soprattutto fra coloro che sono detenuti, certo, nel carcere a vita. Certo, immagino. Quindi non si colgono mai discorsi di questo tipo. Affettivi. Almeno diciamo che... Però non può esserci l'affettività, abbia pazienza, procuratore. Non? Può non esserci. Io sono d'accordo con lei che non ci sono evidenze, sì, però... Prego. Abbiamo finito? Sì. Abbiamo finito, sì. Pronto? No, ti chiamo io fra pochi minuti, grazie. No, si è mai domandato lei, ma come vivono l'affettività questi qua? Quello che dice lei è sacrosanto, cioè hanno ben altri problemi. Però devo dirle che personalmente non mi sono mai posto, cioè, il problema dell'affettività. Anche perché in genere i detenuti che noi attenzioniamo nel carcere sono elementi significativi nell'ambito degli schieramenti che si muovono in questo momento, e quindi i profili sono altri. Se pure ci fossero contatti di questo tipo, probabilmente non arriverebbero proprio alla nostra evidenza, perché sarebbero del tutto irrilevanti, insignificanti. Va bene. Procuratore, la ringrazio di questa chiacchierata. Grazie a lei. Poi la tengo aggiornata sugli sviluppi. Veramente complimenti innanzitutto. Per cosa? Molto bravo, per tutto il lavoro che fa.
Devo dire che questo che è uno studio che poi viene portato all'esterno e aiuta a crescere soprattutto le persone che si trovano in determinate realtà. Cioè uno che appartiene all'Andrangheta, che vede un servizio come il suo, no? E comincia a riflettere. Se noi non li richiamiamo su determinati temi a riflettere, ma questi non crescono. Quello che dico è che determinati temi dovrebbero essere posti all'evidenza quasi quotidianamente a tutti, perché fra tutti ci sono anche quelli che casomai soffrono, che basta che comincia a cadere uno, no, nella cultura, no, che poi ce ne cade un altro e poi un altro ancora e via via vanno avanti. Bisogna fare breccia in determinati argomenti. Non è facile trovare i riscontri, per questo mi sto facendo il giro delle procure, perché facendo parlare i procuratori, poi arriverò ai pentiti, certo. Facendo parlare un po', poi la sala ha tirato fuori le lettere, quell'altra, e ovviamente il mio sarà un libro molto provocatorio, perché come diceva Lari, per loro la virilità è l'identità, cioè vai a toccare un aspetto identitario, certo, no? del loro modo di essere, non è che vai a toccare un aspetto marginale, cioè Lirio Abbate mi ha detto gli puoi dire tutto ma non quello, e ho detto è proprio per quello che io lo voglio fare, cioè Abbate ha detto tutto, puoi dire perfino che hanno ammazzato i bambini, ha detto ma quello no, perché loro non se lo vogliono sentire dire, ma io non è che voglio dire quello che non è, io sto raccogliendo i riscontri, per fortuna in America abbiamo, però sono d'accordo con lei perché inneschi comunque un dibattito anche all'interno loro. E Macchina del Fango è l'ultima cosa, tra di loro c'è su questa cosa qui, anche lì non ha mai avuto riscontri, neanche su quello, come c'è stata per Saviano, per capirci. Faccia mente locale, poi magari ci risentiamo. Ma vede, per esempio, mentre sicuramente hanno utilizzato in relazione alla prostituzione, no? Per esempio Francesco Bidognetti si diceva che era una persona inaffidabile perché era stato uno di quelli che avevano protetto le prostitute. Non so se sia mai stato vero questo dato, purtuttavia lo connotavano negativamente come un settore, le dice che c'entra questo, nel senso che comunque è un settore estraneo alla criminalità di matrice mafiosa, e quindi già connotare negativamente per aver gestito o essere stato in qualche modo condannato il sesso già fa capire che cosa sono loro all'interno, cioè persone che il camorrista è secondo loro uno che compie attività criminali e in grado di imporsi, e la forza cattiva, no, che si impone, questo è per loro il camorrista. Quindi se hai già una debolezza, per cui anche la moglie serve a fare figli, no? Non è l'oggetto dell'amore, quindi a ribadire il potere sostanzialmente, è chiaro che questo cosa manda in tilt il meccanismo, questa cosa qua, cioè lo manda manda completamente in palla il meccanismo di potere, perché perfino la moglie è strumentale al potere, nel momento in cui tradisce mette in discussione la cosa e tutto il meccanismo di controllo e di potere.